vorrei fare un rapido quadro di sintesi su che cosa la tecnologia può offrire al settore e mi attacco all'ultima slide di Enrico, che ho riproposto qua, da cui non emerge un quadro molto confortante, per essere un po'. Quindi sicuramente il quadro non è molto confortante, la tecnologia nel terzo settore è poco diffusa, c'è una scarsa attenzione, abbiamo visto in modo abbastanza articolato in lingua e motivi, c'è una incapacità di valutare il potenziale e ci sono disponibilità economiche modestissime, sono in grandissima parte piccole o piccolissime organizzazioni orientate al fare. Bene, io però vorrei dare un taglio ottimista e positivo a quello che dico adesso, guardando non più tanto il terzo settore ma quello che la tecnologia può dare, quindi forse il terzo settore non è maturo per la tecnologia, ma vorrei sostenere che invece la tecnologia è matura per il terzo settore, questo è il punto chiave. Vorrei dare, visto che il tempo è poco, sostanzialmente due messaggi. Allora, il primo è quello che ho detto, la tecnologia oggi è matura al terzo settore. E il secondo messaggio è che questo accade da pochissimo tempo. C'è stato un cambiamento molto forte negli ultimissimi anni, negli ultimi 5, 6, 7 anni, soprattutto attorno al mondo, attorno a Internet, che è una parte, è una fetta molto consistente della tecnologia HSCT, quindi c'è un fortissimo cambiamento e quindi che cosa significa? Che questa è una cosa che mi sta molto a cuore, tutti i punti di vista sull'ICT, sull'uso dell'ICT, sulle difficoltà dell'ICT, soprattutto per le piccole organizzazioni, che sono maturati negli ultimi decenni, sostanzialmente vanno rivisti. Oggi la situazione è profondamente cambiata ed è profondamente cambiata e può dare dei fortissimi asset soprattutto alle piccole o piccolissime organizzazioni. Questo è un po' il punto di vista che vorrei sostenere. Quindi c'è un ma che cosa è accaduto? Siamo usciti da un decennio straordinario. Una presentazione su slide che ho visto dell'ITU, della International Telecommunication Union, inizia con una slide, what a decade, punto esclamativo. Quindi, che decade, siamo usciti da un decennio straordinario, perché dal punto di vista dell'ICT. Progressi straordinari, metto al primo posto la diffusione globale, quindi non stiamo parlando solo dell'Italia perché il terzo settore si opera qua da noi, una enorme maggioranza delle organizzazioni che sono state contattate lì operano localmente, ma non dimentichiamoci tutto il mondo delle ONG che operano nei paesi terzi, nei paesi in via di sviluppo o nei paesi sottosviluppati. Quindi una diffusione globale della telefonia mobile. Questo è avvenuto negli ultimissimi anni. Al secondo punto metto l'evoluzione di Internet. Non la diffusione globale di Internet, perché come vedrete da qualche numero siamo ancora un po' indietro, ma l'evoluzione. Internet è un animale che ha cambiato faccia tante volte in questi ultimi 15 anni, 15-20 anni. E la convergenza fortissima in atto, visibile, questa sì, nei paesi diciamo sviluppati, molto sviluppati, tra l'internet e la telefonia mobile, quindi l'internet mobile. Evoluzione di internet che ci dà una vastissima disponibilità di servizi online già pronti, a bassissimo costo, molti gratuiti. Ecco che questo è un punto fondamentale per le piccolissime organizzazioni, quindi è finito il momento, l'epoca in cui per fare informatica io devo comprare un computer. Quindi le piccole organizzazioni possono avvalersi dell'informatica senza avere un computer, devono avere, basta che abbiano degli opportuni device di accesso che
possono essere dei personal computer, ma sempre più saranno dei device mobili piccoli, e questo cambia drasticamente il punto di vista, perché non servono più le infrastrutture, servono appunto dei device sempre più facili da usare. Questo è un altro punto che diciamo abbiamo da non molto tempo, la facilità d'uso, E un altro punto forse un po' più difficile, e questo magari riguarda non tanto, e non tanto le piccole, piccolissime organizzazioni, quanto le organizzazioni medie o grandi. Quindi la disponibilità di building blocks informatici, software o servizi online pronti, che sono facilmente componibili per realizzare delle soluzioni, delle applicazioni ad hoc. Questo è un punto, come ho detto, di interesse per le organizzazioni che ne hanno la capacità, non sicuramente la miriade di piccolissime organizzazioni che devono accontentarsi di usufruire di servizi già pronti, che però sono tanti. Allora, fatemi solo dare qualche numero, no? Quindi tutto questo dà una bassa soglia di accesso ai servizi e bassi costi di gestione, quindi sostenibilità, bassa soglia di accesso e sostenibilità che non abbiamo mai avuto, che la tecnologia non ci ha mai permesso di avere negli anni passati. Solo una slide con qualche numero. Sulla telefonia mobile, gli ultimi numeri dell'ITU con il report che è uscito a fine del 2011 dicono che al mondo ci sono 5.9 miliardi di utenze. Non significa utenti, gli utenti sono meno, le utenti, perché uno può avere più utente anche nei paesi poveri, perché anzi soprattutto nei paesi poveri in cui ci sono operatori che hanno una copertura cellulare a chiazze, è costretto ad avere due o tre telefonini per poter comunicare. Guardate i dati di penetrazione, l'87%, quindi utenze sulla popolazione, 7 miliardi e 3 o quello che è, il 79% di penetrazione nel mondo non sviluppato. Questo è quello che è stato chiamato il miracolo mobile, 79% del mondo non sviluppato di penetrazione della telefonia mobile. Addirittura, se noi prendiamo quello che la Banca Mondiale chiama Less Developed Countries, perché adesso bisogna fare una forte differenza tra i paesi in via di sviluppo e i paesi sottosviluppati. Quindi una cosa sono Cina e India, un'altra cosa è l'Africa subsahariana. Quindi le Less Developed Countries sono il miliardo circa di abitanti al fondo del buco nero. Ecco, in Africa subsahariana e qualche paese del sud-est asiatico. Due terzi della popolazione ha una copertura cellulare, con una penetrazione, non necessariamente hanno delle utenze, ma hanno una copertura sul territorio, con una penetrazione che in 5 anni è passata dal 5 al 34%. Internet è più indietro. Un terzo, dico solo tra virgolette, un terzo della popolazione, ma circa 2 miliardi e rotti di abitanti hanno, sono online. Un quarto di questi signori che sono online sono cinesi. Questo oggi. E un dato molto interessante è questo, per la metà sono giovani sotto i 25 anni, quindi una capacità anche di utilizzo o di evoluzione o di seguire il cambiamento della tecnologia dal punto di vista potenzialmente molto forte. Allora, vi do solo questi numeri, però solo un'altra slide sul cambiamento, solo sulla telefonia mobile. Guardate il ritmo di cambiamento, quindi le utenze, sulla percentuale per ogni 100 abitanti, il mondo ha 78 utenze in media, i paesi non sviluppati 70%. Quello che è impressionante è questo lag, ci sono solo 6 anni di ritardo tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo.
paesi sviluppati avevano il 70% di penetrazione della telefonia mobile nel 2004. È questo che dico, tutte le, soprattutto in un settore, il terzo settore, in cui c'è tanta gente anziana, a partire da me, dobbiamo pensare che molti degli schemi mentali che noi abbiamo consolidato nei decenni passati non ci sono più, eh? Non ci sono più. Allora, ho detto al secondo punto l'evoluzione di Internet. L'evoluzione di Internet, Internet è un animale che più o meno cambia forma ogni 5 anni, e anche questo bisogna abbandonare i punti di vista. Prima del web la vedevamo come una rete di trasmissione, con dei computer, con dei personal computer attaccati ai morselli, per fare quindi dell'email, del file transfer, magari dei news group. Col web ha cambiato completamente faccia, è diventato un altro animale, diciamo, lo abbiamo incominciato a vedere come una rete multimediale di informazioni, un ipertesto, e magari anche come un grande shopping center, come elettronico. Però tutto questo esiste ancora, non esiste ancora questo, ma poi ha cambiato forma dal 2005, quindi stiamo un lustro fa, abbiamo incominciato a vedere il web come una gigantesca rete sociale, quindi un insieme di social media, social networks, contenuti generati dagli utenti, attività di lavoro anche creativo, cooperativo, Wikipedia, film fatti cooperativamente da 80.000 contributors, come quello che ha fatto il Ridley Scott, non so se l'avete visto su YouTube, sharing delle informazioni e contenuto riusabile. Ma non siamo più qua, non siamo più qua, perché adesso incominciamo a vedere Internet come una nuvola, quindi come un gigantesco computer, come una macchina in cui dentro, diciamo, intelligenza e capacità di elaborazione di storage distribuita, a cui ci attacchiamo inizialmente da computer fissi, ma sempre più spesso in mobilità, con dei device mobili, per diciamo utilizzare delle applicazioni già pronte, dei servizi già pronti. Quindi non è che poi Internet perde tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima, si sommano tutte, quindi è una realtà molto ma molto articolata, visto che il mondo, diciamo, cambia così in fretta, c'è sempre il rischio di rimanere agganciati a un punto di vista che ormai è obsoleto. Quindi una nuvola di servizi innanzitutto, e questo, ecco, che può essere la cosa di grandissimo interesse per le piccolissime organizzazioni, per cui i servizi esistono già, ma una nuvola che ci permette anche, e questo se volete un punto ulteriore, di costruire servizi nuovi, perché è questa nuvola anche un gigantesco deposito di componenti, moltissimi open source a uso gratuito, componenti software, dei building blocks, con cui io riesco a comporre delle applicazioni, magari non tutte le applicazioni, no? Non vorrei, mi sto riferendo a piccole organizzazioni, no? Se io fossi qua a fare un discorso sulla nuvola per la pubblica amministrazione, cosa che con il team che abbiamo fatto a Roma ieri davanti a qualche ministro, diciamo, farei un discorso completamente diverso. Qua stiamo parlando di piccole o piccolissime organizzazioni, terzo settore. Quindi componenti open source e
servizi online e questo è il grande punto che come informatico mi stupisce perché è un fatto enormemente nuovo, delle tecnologie che ci permettono di comporre questi servizi, questi building blocks in modo enormemente rapido e semplice, quindi tecnologie di composizione. Quindi il mondo è questo qua, oggi, e quindi sempre più in un futuro non lontano un pianeta sostanzialmente connesso in mobilità. Questo non è il futuro, questo è oggi. Peccato che questo signore però non sta parlando a internet, sta parlando a un amico cellulare, quindi questo è il grosso problema. Il grosso problema, visto che l'80% degli abitanti del pianeta ha un'utenza di telefonia mobile, come dicono le Nazioni Unite, il 90% degli abitanti del pianeta ha già un accesso a un cellulare, magari non proprio, ma di un amico, vi rendete conto che nel momento in cui si può diffondere globalmente un accesso mobile con questi device che esistono già a basso costo a internet, e allora qua cambia. Purtroppo la banda larga mobile è ancora molto, molto lontana da avere una diffusione globale. C'è circa qua c'è la banda, il digital divide tra banda larga fissa e banda larga mobile, c'è un rapporto da 1 a 10 tra il mondo sviluppato e il mondo non sviluppato. E anche noi, diciamo, qua in Italia, come sapete, non stiamo affatto bene. La banda larga mobile, se questo discorso ha un senso, io credo che l'abbia, è il fattore abilitante primo, quello che viene prima di qualunque altra considerazione per lo sviluppo, da noi e fuori. Allora, questo lo dibattere con Castagna. Torniamo dopo questo quadro. Cosa succede? Ma devi puntare di là o di là? Voglio andare avanti? No, cioè voglio dire, devi puntare lì o verso... Ok, torniamo al terzo settore, perché tutto questo grande quadro può essere tenuto in considerazione in modi differenti per definire delle linee strategiche nei vari settori dell'economia. Quindi noi non stiamo parlando in generale, stiamo parlando di quel mondo che Enrico vi ha tratteggiato prima. Un mondo con finanziamenti aleatori, di piccole e piccolissime dimensioni, intervengono con interventi specifici in contesti locali, personale in gran parte volontario, un'utenza di persone deboli o socialmente disagiate, contesti molto diversi o lontani per le ONG, e una lontananza culturale, no? Qualunque cosa voglia dire, dall'ICT. Ok, quindi in questo quadro quali sono le opportunità che si dà quello scenario che abbiamo visto prima? Io, questa è una slide su cui varrebbe la pena stare tanto, ma non abbiamo tempo, no? Io ho ricominciato a metterle, se volete, dal punto di vista anche delle priorità. Le tecnologie di comunicazione a voce, quindi abbiamo parlato di telefono, comunicazione, quindi la telefonia IP e Skype. Questo fortunatamente è una tecnologia che è già enormemente diffusa anche nel terzo settore. Le ONG utilizzano Skype, nonostante il fatto che Skype sia uscito nel 2002, quindi è roba fa 10 anni. Skype come videochiamata ha iniziato il servizio nel 2006, quindi io insisto sempre più sul cambiamento, no? Perché se ci stupisce il cambiamento che è avvenuto in questi ultimi anni, e ne vedremo ancora del bene nei prossimi cicli, Skype, sono dati che dicono loro, alla fine dell'anno scorso Skype afferma, e questo è un numero pazzesco, che il 25% di tutte le chiamate telefoniche internazionali del pianeta passa attraverso di loro.
un quarto delle comunicazioni vocali internazionali del pianeta passa attraverso Skype e non attraverso gli operatori telefonici tradizionali, quindi passa attraverso internet. Telefonia IP non è solo la chiamata, diciamo, gratuita o quasi, ma è, diciamo, gli strumenti di videoconferenza, e qua serve banda larga, perché mentre una chiamata a voce si può fare più o meno con una banda di 100 kbit o giù di lì, per fare una videochiamata ne serve di più, e per fare una videoconferenza a 3 Skype dice almeno 2 mega. E quindi questo è il punto chiaro. Però, diciamo, dal punto di vista della tecnologia ci sono delle soluzioni anche gratuite o quasi di videoconferenza che permettono di fare, ad esempio, della telemedicina, dei consulti a distanza. Il paziente è qua e il medico da un'altra parte, si guardano in faccia, permette di fare della formazione a distanza, permette di fare tantissime cose, delle cose che fanno le organizzazioni del terzo settore. Un aspetto abbastanza interessante è, ad esempio, tutta la tecnologia che vi permette di mettere in piedi una web radio in qualche ora. Io avevo un mio studente, ha fatto una tesi con dei componenti standard open source, ha fatto una stazione radio con WordPress, con qualche componente, con dei servizi di shoutcasting che esistono e costano poco, cioè queste cose si possono fare. Ci sono delle organizzazioni, ad esempio, che facilitano la realizzazione di web radio nei paesi subsahariani, anche per diciamo, la difesa dei diritti civili e queste cose qua. Qua non è più un problema di tecnologia, è un problema di sapere che c'è e di volerla usare. Il passo dopo è la presenza sul web. Oggi fare un sito web molto articolato costa poco. Il content management system, che sono questi strumenti tipicamente open source e gratuiti, che vi permettono di fare delle cose, non solo il sito statico, ma il sito social, la social network, sono lì, si possono usare. Le tecnologie che vi permettono di fare del fundraising online attraverso strumenti di pagamento online come PayPal, carte di credito, sono funzioni che possono essere integrate in un sito web immediatamente, è roba pronta, quindi il cloud. Negli Stati Uniti c'è una miriade di siti online che raccolgono fondi per conto di organizzazioni terze, siti non profit, quindi delle specie di broker. Adesso nel report c'è l'annuncio di una iniziativa interessante, non so se c'è qua il Vanini, che sta per nascere qua in Italia, quindi un social network che fa sostanzialmente un marketplace che mette in comunicazione potenziali donatori e organizzazioni che, diciamo, del terzo settore, e le mette insieme. In questo caso addirittura con la geolocalizzazione, cioè io ti metto in contatto non con una ONG X, ma con quelle che stanno in primo luogo accanto a casa tua, in modo che magari le conosci. Considerata la dispersione enorme e la frammentazione di queste piccole organizzazioni sul territorio, questi marketplace specifici possono avere una fortissima funzione anche per creare la coesione. Però non solo il sito, i social media, i siti che permettono di condividere immagini, video, foto, audio, documenti, quindi sono dei contenitori che ormai hanno miliardi di oggetti gratuiti. E usiamoli,
le organizzazioni non profit hanno la enorme necessità di farsi conoscere, di promuovere le proprie iniziative. La multimedialità, laddove ci sia banda che permette poi di fruirne, e qua c'è sicuramente, la multimedialità permette di fare oggi col cellulare dei video, delle immagini, quindi questo può avere un effetto di moltiplicatore del brand, dell'immagine, del terzo settore, in modo social network, ci sono dei servizi online che mi permettono di mettere in piedi un social network privato, ad esempio di scopo, in 4-8 Bruno Conte ne ha fatti forse una ventina, per il signore là che ci sta registrando, con degli strumenti che esistono, sono servizi online. Va bene. E questo solo per il discorso dei social media. Infine i servizi applicativi online. Qua stiamo parlando più propriamente di cloud. Cominciamo molto semplicemente dal file sharing, dal file storage, Dropbox, che mi permette di salvare in rete gratuitamente dei dati, dei loro documenti, dei file di qualunque tipo. Vedete, non mi serve più il computer, mi serve un device di accesso anche molto piccolo. Allora, il segnale è questo, no? Il messaggio: non guardiamo la situazione di ieri, perché è cambiata, e guardiamo anche con sospetto la situazione di oggi, perché sta cambiando, perché non c'è mai stata un'accelerazione tecnologica come quella che c'è attorno al mondo internet. Questa slide fa riflettere, perché vi dice: queste sono le date di nascita dei servizi più diffusi oggi, e quelli in rosso sono quelli potenzialmente più utili per il terzo settore. La data di nascita, considerando che poi questi oggetti non nascono imparati, no? Ma diciamo, maturano in qualche anno, vedete che se noi pensiamo all'ICT pre-2005, pensiamo a una cosa che non è quella che abbiamo a disposizione oggi. Il cloud è un discorso molto complicato, no? Perché poi può essere visto in modi molto diversi dalle grandi organizzazioni, dalle start-up, dalle pubbliche amministrazioni e dal terzo settore. Il terzo settore è piccolo, ha un cloud molto semplice, al limite l'hosting del sito web è un cloud di livello zero. Il cloud sostanzialmente servizi applicativi accessibili online che permettono di non comprare il computer, non avere nulla in casa. Non avere nulla in casa significa tanto, perché significa non soltanto il costo di acquisto iniziale di una macchina anche piccola, ma tutto il costo, diciamo, il total cost of ownership, come dicono total cost of ownership, significa i costi di manutenzione, la infrastruttura, lo spazio, la bolletta della corrente elettrica, il cambio di release che deve essere fatto. Quando cambia la release ho bisogno di un tecnico che me la installa. Tutto questo scompare, non c'è più. C'è qualcuno che nella nuvola, che non so neanche chi è e dove sta, se ne occupa. Quindi il cloud computing sostanzialmente riduce fondamentalmente le barriere d'ingresso, servono solo i device, e aumenta fortemente la sostenibilità, bassi costi globali di esercizio. Allora, i livelli di cloud, abbiamo detto, possono essere tanti. Io sto parlando qua essenzialmente di servizi applicativi online e di storage, hosting di applicazioni web, e lasciamo per ora perdere i servizi di piattaforma, con cui sostanzialmente io uso la piattaforma cloud per sviluppare delle applicazioni. Questo può essere molto interessante in una fascia più alta di organizzazioni. Servizi di piattaforma che sostanzialmente mi permettono, con anche prendendo vantaggio da tutti questi building block, quindi ecosistemi
di componenti open source e i servizi online pronti di costruire sostanzialmente delle applicazioni virtualizzate, in cui diciamo gli elementi del servizio mi vengono da varie parti del pianeta. E allora perché no? Fatemi immaginare, perché non possiamo inventare, e qua se n'è già, ma ahimè non in Italia, un nuovo ruolo, ad esempio per le ONG, perché non possono essere esse stesse, le ONG che si occupano di paesi in via di sviluppo, a fornire dei servizi applicativi, quindi a gestire, questa è la ONG, dei servizi applicativi che poi vengono fruiti con device a basso costo, se possibile, diciamo mobili, dai paesi in via di sviluppo. Questo non significa che le ONG devono trasformarsi in realizzatori di software. Sì, lo possono fare, ma in modo molto molto più semplice che non in passato, perché si possono avvalere a loro volta di servizi cloud di livello più basico e di componenti outsource che sono disponibili da qualche parte al mondo in rete. Quindi sostanzialmente la ONG qua si fa essenzialmente la gestione dell'applicazione. Ci sono anche delle cose bellissime che vengono fatte da organizzazioni straniere all'estero. Mi ha molto colpito questa ONG che in aree dell'Africa subsahariana in cui non c'è la copertura, in cui non c'è l'accesso a internet, hanno fatto una specie di sistema informativo gestito attraverso la rete cellulare per la telemedicina. Finito, grazie.